Bonjour, mia family, bonjour. Oggi non inizio da casa, ma stiamo andando sul Monte Lussario. Non ci sono mai stata e stiamo andando verso la funivia. Tutti sciano, io ovviamente no, non ho nessuna intenzione. Sono un po' terrorizzata dal fatto che devo andare sulla funivia, ma ragazzi, in qualche modo ce la faremo. Ci siamo, ragazzi, ci siamo, è arrivato il momento. Oddio. Ok, ragazzi, siamo arrivati. È stato abbastanza traumatico per me, ma non così male. La cortina era molto molto peggio, devo dire. Me la sono fatta sotto, ho perso 10 anni di vita, ma diciamo che mi sono un po' trattenuta. E questa è la vista. Stranissimo essere qua, perché ho sempre visto in foto questo paesaggio e adesso siamo qua. E c'è anche il sole e tanta tanta neve. E ho preso gli spaghetti al ragù. Yum. Poi in paese ci sono tutte queste bancarelle con i souvenir e le cosine natalizie. Ok, ragazzi, siamo venuti a camminare quasi fino in cima, perché io non ho il coraggio di fare questo passo qua, vedete, tipo lì, perché sei proprio sullo strapiombo e sinceramente non mi ispira tanto. Comunque volevo raccontarvi l'esperienza al ristorante. Allora, siamo andati, ok, siamo andati in questa locanda al convento, ragazzi. Abbiamo prenotato, arriviamo e la tizia ci dice: sì, però tra un'ora ho bisogno del tavolo, quindi fate veloci. E praticamente siamo riusciti a malapena ad ordinare il dolce, perché ci guardavano malissimo e volevano che lasciassimo il tavolo, quindi alla fine. Però abbiamo mangiato molto molto bene, devo dire la verità. Comunque qui è stupendo, bellissima la vista, qualcosa di meraviglioso, guardate che bellezza. E questa, ragazzi, è una grappetta ai frutti di bosco, no, grappetta alle fragoline di bosco. Tornata a casa e la cenetta oggi è sushi. Gnam. Eccomi, ragazzi, finalmente in pigiama, finalmente riesco a chiacchierare un po' di più con voi in videocamera. Qui c'è Gato Denver che mi dà tantissime tantissime coccole e adesso dobbiamo farci un po' di coccole, perché io sono stata via tutto il giorno e non va bene. Gato Denver ha bisogno di tanto tanto affetto. Gato Stellino è là, se ve lo state chiedendo. Ovviamente sul suo cuscino preferito. Ma sì, amore mio, sei bellissimo, amore mio. Mi fa ridere perché devo spazzolargli i denti e tipo gli fa il solletico. Quando gli passo lo spazzolino gli fa il solletico, non riesce a tenere la bocca chiusa. Sei bellissimo, amore mio. Sei bellissimo, sì. Fai ciao a tutti i tuoi fan, Gato Denver. Diciamoci la verità, che tu sei la star di questo canale e tutti vogliono vedere te. Amore mio, amore mio, ma quanto sei tontolone. Il mio gattino tutto bianco e un pochino arancione. Fa anche la rima, amore mio. Conti baci, conti baci. Il mio gattino tutto bianco, un poco arancione lui. Allora, innanzitutto, uno, volevo scusarmi se non sono riuscita a chiacchierare tantissimo con voi oggi durante le riprese, eccetera. Come avete visto, siamo stati sul Monte Lussari ed ero con degli amici, ma ovviamente non posso inquadrare, come vi dicevo l'altro giorno, non posso andare lì con la videocamera in faccia alla gente ad inquadrare tutti, ragazzi. Quindi, insomma, mi scuso per questo, ma ci tengo comunque a portarvi con me e quindi spero vada bene anche per voi. In realtà intanto volevo raccontarvi la seggiovia, ragazzi. È stato abbastanza drammatico, ma non così tanto. Tipo, a Cortina era molto molto peggio, perché sei molto più in alto a Cortina. Adesso non mi ricordo esattamente, mi sa che sono stata a Falzarego e su e in Faloria con la funivia, ed è stato veramente veramente terribile. Invece
diciamo che sul Monte Lussari non, cioè, non è così terribile, ma comunque avevo parecchia paura, ecco, diciamo così. E poi quello che mi spaventa è che io queste funivie, come si chiama, cabinovia, non mi ricordo cos'era questa, comunque si stava seduti dentro, quindi non era poi così male, e eravamo solo noi, non c'era tantissima gente, che a Cortina sono più grandi, ci sta tanta gente, stanno tutti in piedi, mi fa un po' più paura. Quindi insomma, almeno stai seduto, e boh, io mi tenevo stretta come una scema. Però quello che mi fa più paura è il fatto che oscillino e non mi sembrano stabili, non so come dire, cioè ci sono due cavi e questa cabina se ne sta agganciata su questo cavo e mi fa un'ansia che poi oscillano e tu ti senti nel vuoto, boh, non lo so. Io lo dico sempre, io sto bene con i piedi per terra, non sto bene se sono in aereo, non sto bene se sono nelle seggiovie, funivie, cabinovie, qualsiasi via ci sia, io sto bene con i piedi per terra quando posso appoggiare i piedi sul terreno, allora lì mi sento sicura. Comunque è stato grave, ma non gravissimo, diciamo così, è che sapevo che ci sarebbe stata questa funivia, ma non volevo precludermi il paesaggio e comunque l'esperienza di andare sul Monte Lussari, perché appunto non c'ero mai stata prima di oggi, quindi insomma sono contenta, mi sono fatta coraggio, brava Nicole, superiamo le nostre paure ragazzi. E comunque, altro discorso che volevo fare, perché stavo leggendo i vostri commenti su riguardo il kit, sull'ultimo video, eccetera eccetera, molte ragazze mi hanno detto: cavolo Nicole, che peccato, noi volevamo un'intera collezione firmata da te o una palette di ombretti, eccetera eccetera. Adesso vi spiego il progetto con Benefit com'è stato. Allora, Benefit ad inizio, cos'era, aprile, mi sa che era aprile del 2017, hanno deciso dalla casa madre di creare con, mi sa, 5 o 6 influencer in tutto il mondo, un kit per sopracciglia e far scegliere ad ogni influencer tutti i prodotti da inserire nel kit. E ovviamente poi come creare il kit, il packaging, le colorazioni, eccetera eccetera. E hanno scelto, adesso non mi ricordo esattamente tutti i paesi, ma so che per, se non sbaglio, allora Germania c'è un influencer, per gli UK c'è sicuramente Anna Saccone, perché lei la segue, la conosco, poi c'è un influencer per la Francia, se non sbaglio una per Stati Uniti, l'ho detto, Australia, e una per l'Italia. E per l'Italia, ragazzi, Benefit ha scelto me, quindi potete capire il mio entusiasmo. A me dispiace molto che voi vogliate, cioè no, io sono contenta che voi vogliate una mia linea di trucco, un mio marchio, ho una mia linea completa, e mi fa molto piacere, e non escludo che possa arrivare. Però quello che volevo dirvi è che capite il mio entusiasmo quando Benefit mi ha detto: guarda, noi facciamo questa cosa con 5 o 6 persone in tutto il mondo, in Italia ce n'è una e vogliamo che sia tu. Io, cioè, per me ovviamente è stato pazzesco, ragazzi. E quindi ci rimango un po' quando mi viene detto: ah, ma che delusione, ma forse io ho meno, cioè sono meno pretenziosa di alcuni di voi, può essere, nel senso che per me questa cosa è talmente pazzesca, essere l'unica in Italia scelta da Benefit, una delle pochissime al mondo a fare questo progetto, ragazzi, poter scegliere i miei prodotti preferiti del brand, che sì, esistono già, ma li ho scelti io, poter creare dal nulla un cofanetto. Per me è stato poterci mettere la mia firma, il mio nome, il mio viso, vedermi sul sito di Sephora, vedermi in tutti i Sephora in Italia, potete capire quanto sia grossa la soddisfazione per me. E quindi insomma, però sono molto molto felice che tantissimi di voi mi siano vicini, e cioè non so perché continuo a sistemarmi i capelli, ma li vedo terribili, e quindi sono molto molto felice invece che tantissimi di voi mi abbiano fatto i complimenti per questo progetto, che credetemi è stato veramente grandioso. E se ad alcuni 2 anni sembrano troppi per questa collaborazione, non capisco cioè cosa cambia a loro, perché non è che ci hanno lavorato loro, voglio dire, cioè gli dispiace che ci ho lavorato 2 anni invece che 6 mesi, non lo so, non riesco a capire, non è importante quanto ci abbiamo lavorato, l'importante è come abbiamo lavorato, cioè ci abbiamo messo il cuore, e quindi io sono molto molto felice. Un'altra cosa però volevo dire, ripeto, c'è sempre una grossa fetta, una
piccola percentuale di persone, ma essendo seguita da così tante persone, ovviamente quella piccola percentuale sono comunque molte persone che insultano, che offendono, che non sono capaci di essere felici quando un'altra donna magari raggiunge un obiettivo così grosso, quando vedere una ragazza che magari riesce a raggiungere un sogno. E quindi sì, vedo molte molte cattiverie molto pesanti, e ripeto, quello che voi vedete nei commenti sono i commenti più normali, cioè i commenti con gli insulti, le offese eccetera ovviamente vengono eliminati, quindi il più delle volte non li vedete, quindi potete immaginare quello che vedo però io magari, e quindi non mi sento di dire nient'altro se non che la cosa, quello che ho detto nell'ultimo video, la cosa è molto molto triste per quanto mi riguarda, lo sapete come la penso, trovo molto molto triste che le donne siano ancora a questo punto, che siano ancora lì a, invece che gioire l'una dei successi dell'altra, molte sono ancora lì a darsi contro, e forse quando capiremo tutte noi che non dobbiamo stare una contro l'altra ma dobbiamo unirci, forse riusciremo a dominare il mondo seriamente, perché le donne secondo me potrebbero, no vabbè ovviamente è così per dire, però davvero siamo una forza della natura, noi donne dovremmo stare unite, e quindi a chi continua ad insultare, ad offendere eccetera eccetera eccetera, perché non voglio più affrontare questo argomento, ne sono veramente veramente satura, però voi lo sapete, io non ho nulla da nascondere, e quindi quando c'è qualcosa del genere io tranquillamente ne parlo, anche se voi continuate a dirmi Nicole il 90% delle persone ti vuole bene, noi della tua family con la F maiuscola ti seguiamo, non dar peso a queste persone, non spendere parole per loro, avete ragione, però appunto non avendo nulla da nascondere non ho nessun problema nemmeno a rispondere a queste, non posso chiamarle critiche appunto perché mi sto soffermando più che altro sulle offese, sulle cose molto molto pesanti che, ripeto, penso che sia un fenomeno da studiare quando una persona che non ti conosce sta lì e attraverso uno schermo e prova talmente tanto fastidio nei tuoi confronti pur non conoscendoti che si mette lì ad insultarti per delle ore e a volte anche per dei mesi, a volte anche per degli anni, e, su internet, e a queste persone voglio dire smettetela di seguirmi, se non vi piaccio, se vi sto tanto tanto sulle scatole smettetela di seguirmi, fate qualcos'altro nel vostro tempo libero, magari potete aprire anche voi un vostro canale e forse potrete fare anche voi una e forse potrete arrivare anche voi a fare una collaborazione con un brand internazionale così grosso, yeah. E questo è quanto. Ah, e poi un'altra cosa mi è stata detta, ah ma tu dici gli haters non ti conoscono e quindi dici non sanno nulla di te, come fanno ad odiarti, no? E poi mi dite sì, però per la tua family è uguale, perché anche loro non ti conoscono, ti conoscono solo tramite uno schermo. Beh, tecnicamente è vero, non fosse per il fatto che chi mi segue assiduamente e mi vuole bene sono queste le persone che io considero parte della mia family. E perché le considero parte della mia family? Perché mi capiscono, perché so che sono sulla mia stessa lunghezza d'onda, perché so che siamo sullo stesso livello di energia, e queste persone io le incontro quotidianamente per la strada, ragazzi, in qualsiasi città io vada, quasi ogni giorno, a volte mi capita di incontrare 4, 5, 6 follower in una giornata, e quando incontro queste persone mi rendo conto del bene che mi vogliono, quindi no, non è la stessa identica cosa, perché una persona che prova astio e fastidio nei miei confronti su internet, se dovesse incontrarmi per la strada non mi fermerebbe, perché appunto non c'è questa connessione tra di noi, mentre chi mi segue mi vuole bene, mi segue perché mi vuole bene o perché magari riesco a strappare un sorriso a qualcuno o perché semplicemente si è affezionato a me, quando incontro queste persone per la strada
mi abbracciano e sento il loro affetto e io sento di voler loro bene, quindi non è la stessa cosa. Chi fa parte della mia family mi vuole bene e io voglio bene a loro, e loro mi capiscono. Questo è quanto, questo è il mio punto di vista riguardo a questo. Penso di aver risposto in questo video e in quello e nell'altro vlog un po' a tutto. Il mio trucco ormai è andato a farsi un po' benedire, ma il freddo veramente ha il suo effetto sul trucco, devo dire. Comunque, questo è quanto. Mi sembra così strano, ragazzi, che sia il 6 gennaio oggi e devo disfare l'albero. Cioè, io non ci posso credere, ragazzi, l'albero, le feste sono finite, devo smontare tutto, non ci posso credere. Numero uno, non ho nessuna voglia di smontare l'albero. Chi di voi non ha voglia di smontare l'albero, alzi la mano. Io per prima. Numero due, mi dispiace anche un sacco, perché mi dispiace che le feste siano finite e non ci posso credere che sia già passato Natale, Capodanno, la Befana. Cioè, è già passato tutto, io non ci posso credere, vi giuro. Comunque, questo è quanto per il video di oggi. Io adesso mi metterò al montaggio. Tra l'altro domani vado a fare finalmente i piercing. Vado a fare due buchi qua e un altro buco qua. Yes? Sì. Mega brufoletti. Odiosissimi. Ok, comunque, perché mi metto a parlare dei miei brufoli in videocamera? Io veramente ormai non ho più freni con voi. Questo è quanto da me, da Gato Dever. Gato Dever, che bellissimo. Si sta facendo la doccia, ragazzi, anche da Gata Stellina, eccola là. Questo è quanto, bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao.